SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. La Divisione Investigativa Antimafia ha presentato la relazione del secondo semestre 2016 ed emerge come le cosche mafiose siano oramai stanziali con affari illeciti a Rimini, Cesena e Ravenna. Gli albergatori di Cesenatico non vogliono l'introduzione della tassa di soggiorno decisa dal comune e sono scesi in piazza per ribadire la propria contrarietà al provvedimento. I turisti sono una risorsa, dicono, e tassarli è una follia. La diocesi di Rimini afferma la propria contrarietà alla manifestazione dei diritti gay che si svolgerà sabato prossimo. Nei giorni scorsi era stato invece rifiutato l'appoggio alla processione indetta dai cattolici più conservatori per riparare al Summer Pride. Approvato dalla Giunta Comunale Cervese il progetto di ristrutturazione e ammodernamento del porto turistico, 1 milione di euro in ballo per la struttura che potrebbe beneficiare di fondi europei. Avvio anticipato per la vendemmia di quest'anno, se continueranno il bel tempo e le alte temperature. Il caldo e la siccità regaleranno uva ad alta gradazione per produrre vino di qualità per le nostre tavole. Nuoto è terminata con un ottimo sesto posto la finale di Fabio Scozzoli nella gara di 50 metri rana e mondiale di Budapest, un risultato che assume ancora più valore grazie al record italiano conquistato dal forlivese. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti al nostro notiziario serale. Questa sera la nostra apertura la dedichiamo a un'indagine della DIA. Gli esponenti dei casalesi infatti sono presenti da Parma a Rimini, ma in Romagna non mancano anche i Vallefuoco e gli Stolder. Una pervasività descritta nella relazione semestrale della DIA recentemente pubblicata. Vediamo allora quelli che sono i dati nel nostro primo servizio. L'Emilia-Romagna presenta una pervasività delle cosche e della loro capacità di creare un tessuto connettivo tra affari illeciti e mondo delle istituzioni. Lo si legge nella relazione della Divisione Investigativa Antimafia relativa al secondo semestre 2016. Sono coinvolte un po' tutte le province della regione e anche la Repubblica di San Marino. Nella relazione viene descritta la presenza dei casalesi nelle province di Parma, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini. Soggetti legati a un paio di clan napoletani sono presenti a Forlì Cesena, dove sono documentate anche presenze di 'Ndrina Regine e dei Mancuso di Limbaldi. A Rimini sono stati segnalati anche elementi legati al clan originari di Acerra e Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e alle 'Ndrine crotonesi e calabresi. Segnalati infine nel Ravennate soggetti contigui alla 'Ndrina Mazzaferro di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. A San Marino, invece, non si registrano presenze stanziali, ma il Titano compare in 3 operazioni dell'antimafia, che hanno portato a sequestri per oltre 10 milioni di euro. Passiamo ora al nostro portale TR24 per la cronaca. Una 38enne di Cattolica è stato travolto la notte scorsa da un treno mentre si trovava seduto sulla banchina della stazione di Cattolica. Secondo quanto trapelato, l'uomo, completamente ubriaco, sarebbe uscito di casa verso le 23.30 e una volta recatosi allo scalo ferroviario si sarebbe appunto seduto sul bordo delle rotaie, venendo però centrato da un convoglio in transito che lo ha colpito alle gambe. Il 38enne è stato trasportato con un codice 3 all'ospedale di Rimini nonostante avesse riportato la frattura di un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Andiamo invece a Rimini. Un bimbo di 4 anni residente a sud di Rimini ha contratto l'epatite A, probabilmente a seguito di una vacanza in Madagascar. Questo ha fatto scattare la profilassi per tutti i bimbi che frequentano il suo stesso centro estivo, quindi vaccino per i 47 compagni della struttura. Il piccolo è già a casa, seppur ha dovuto subire una terapia antibiotica all'ospedale Infermi.
La vacanza in Madagascar è avvenuta a maggio, la malattia gli è stata invece riscontrata qualche giorno fa, poiché questo tipo di patologia ha tempi di incubazione molto lunghi. Andiamo invece a Cesenatico, dove gli albergatori non ci stanno all'introduzione della tassa di soggiorno voluta dal comune e sono scesi in piazza per ribadirlo. Vediamo. Perché Cesenatico non dovrebbe pagare la tassa di soggiorno? La tassa di soggiorno non va messa, il turista non ha nessuna colpa, non deve pagare nulla. Lui viene qui, ci porta i soldi e lo dobbiamo ringraziare. Una volta gli pagavamo i buoni benzina, poi gli pagavamo l'autostrada. Adesso gli facciamo pagare la tassa di soggiorno. Siamo alla follia, ecco perché non bisogna metterla. La maggior parte dei comuni della Riviera Romagnola fa pagare la tassa di soggiorno. Ora anche la giunta di Cesenatico vuole introdurla, ma gli albergatori non ci stanno. In un territorio come la Riviera Romagnola, dove ci sono comuni in cui si paga, comuni in cui non si paga, non si rischia di generare un trattamento non equo dei turisti? Sì, non equo dei turisti, non equo delle imprese. In un momento come questo, in cui c'è una forte tensione sui prezzi e l'impossibilità di aumentarli, ormai da anni che le imprese continuano ad abbassare i prezzi, mettere un'imposta significa, di questo genere, significa automaticamente mettere un'imposta sulle imprese. Ma la soluzione non può essere mettere imposta a tutti. La legge stabilisce che la tassa di soggiorno debba essere in percentuale rispetto al prezzo, non l'ha fatto quasi nessuno in Italia e questo è un altro degli errori che si commettono. Non siamo Venezia, Firenze o Roma che l'hanno voluta perché non vogliono più gente, non hanno lo spazio per tenere la gente. Se vai a Venezia chiudono i cancelli tutti disperati perché c'è troppa gente e non arrivano a fare un servizio per il verso. Allora dicono meno gente viene e meglio è. Per come facciamo? Gli facciamo pagare, così ne vengono di meno. A Cesenatico gli facciamo pagare, così ne vengono di meno. Siamo già tutti vuoti, ne vengono ancora di meno. Ci spostiamo invece nella Ravennate e andiamo al nostro portale TR24 per parlare di un nuovo caso di pedofilia. A seguito di un'indagine partita nel 2016 si sta indagando su una vicenda denunciata da una bambina e relativa ad un presunto stupro che la piccola, all'epoca dei fatti undicenne, avrebbe subito da uno zio. Una successiva visita medica avrebbe confermato il rapporto ma senza però stabilirne la data. Dal sequestro dei telefoni cellulari di zio e nipote è emerso che tra i due c'erano sì stati scambi tramite WhatsApp, ma i messaggi non avrebbero contenuti sessuali. Sarebbero invece intimi quelli scambiati tra la piccola e un uomo, la cui identità è però ancora sconosciuta. Ora toccherà al pubblico ministero decidere per l'eventuale rinvio a giudizio dello zio della bambina, che anche davanti al GIP ha continuato a sostenere di aver avuto un unico rapporto sessuale con lo zio. Parliamo invece di un incidente stradale, uno schianto tra due moto sulla via di Cesenatico all'altezza Ponte Pietro, poco prima di mezzogiorno. L'incidente ha visto coinvolti due uomini, entrambi trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena, uno dei quali con un codice rosso, quindi di massima gravità. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'auto medicalizzata e gli agenti della polizia stradale. Andiamo invece a Rimini, dove la diocesi afferma la sua contrarietà alla manifestazione dei diritti gay di sabato prossimo, nonostante nei giorni scorsi abbia invece rifiutato l'appoggio alla processione riparatoria dei più conservatori. Vediamo. Hanno detto no alla cosiddetta processione riparatoria al Summer Pride di Rimini indetta dagli ultracattolici, ma dalla diocesi arriva anche la contrarietà verso la manifestazione di arcigay. La problematica delle persone che vivono una situazione omosessuale va affrontata dentro a una relazione interpersonale, nel capire la storia, la vicenda di ciascuno, più che farne un manifesto pubblico che rischia sempre di essere un manifesto che usa linguaggi, forme comunque non rispettose. A mio parere non giovano poi neanche nel comprendere dappieno la condizione che queste persone vivono. Quindi considerate questa condizione sempre come una condizione di sofferenza che ha bisogno di un accompagnamento? Probabilmente non sempre, però certamente è una situazione che oggettivamente è ancora guardata con sospetto, con diffidenza, con il senso di lontananza, anche dentro anche la realtà sociale e a volte e sicuramente anche ecclesiale. E di che tipo di accompagnamento avrebbero bisogno le persone omosessuali? Io penso che l'ascolto e poi capire che tipo di percorso spirituale ciascuno può fare. Cioè io penso che la preoccupazione che la Chiesa ha è che ogni persona si senta voluta bene. I promotori della manifestazione hanno detto che loro non promuovono l'orgoglio del loro orientamento sessuale, ma quello del sentirsi liberi. Cosa ne pensate di questa posizione? Ma io sono contento se non si promuova, se orgoglio non si riferisce alla condizione omosessuale. Io l'ho sempre intesa così finora, quindi sono contento se non è questa l'intenzione.
Però nella, diciamo così, nell'immagine collettiva che emerge da queste manifestazioni mi sembra che sia più di dire noi siamo così, vogliamo essere così e voi dovete accettarci così e anzi abbiamo i diritti uguali ai vostri. E rimaniamo a Rimini, dove una signora avvenente, seppure l'età avanzata, ovvero 70 anni, aveva fatto perdere la testa ad un pugliese di 35 anni. L'uomo però ha ricevuto un ammonimento dal questore che, se non rispettato, diventerà una vera e propria denuncia per stalking. Già perché i due, conosciutisi sulla riviera a Rimini, avevano iniziato a frequentarsi, ma quando lui le ha chiesto di rendere pubblica la loro relazione, di mettere su famiglia e di fare dei figli, le ha risposto con un secco "non se ne parla". Ma il 35enne non si è arreso, pensando di messaggio e telefonate alla seducente settantenne. E 15 giorni fa è fiocato per lui l'ammonimento da parte del questore di Rimini. Nei giorni scorsi invece una pattuglia della Polizia Municipale di Cervia, nell'ambito dei controlli lungo le strade del territorio, ha notato un'auto sospetta in sosta, rivelatasi poi priva di assicurazione e di revisione periodica. Una volta fermato il conducente, nonché proprietario del mezzo, che aveva cercato di dileguarsi, è emerso che circolasse nonostante la sospensione della patente ed avesse la carta di circolazione contraffatta. L'uomo è stato multato per la patente sospesa, mancata assicurazione, revisione ed è stato denunciato per falsità materiale. Rimaniamo a Cervia ma cambiamo argomento perché ci sono in ballo circa 1 milione di euro per la riqualificazione del porto turistico che potrebbe beneficiare di fondi europei. Servizio. La Giunta Comunale di Cervia ha approvato il progetto di ristrutturazione e ammodernamento per il rilancio del porto turistico. In virtù delle sue caratteristiche, l'intervento può concorrere all'assegnazione di un finanziamento europeo che fa capo a luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca. Proprio la riqualificazione del Borgo Marina, con la sua appendice portuale, potrebbe quindi beneficiare del FEAMP, acronimo che indica il finanziamento UE, per gli anni che vanno dal 2014 al 2020. Nel documento si ipotizzano lavori alle banchine per 450.000 euro, impianti a maggiore efficienza energetica per 185.000 euro, miglioramento della qualità, controllo e tracciabilità dei prodotti di pesca per altri 100.000 euro. Ulteriori 80.000 serviranno per gli allacciamenti e per le opere complementari, mentre le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza si aggirano sui 50.000 euro. Lo studio di fattibilità consentirà ora l'inserimento dell'opera nel programma triennale del 2017-2019, a patto però che si ottenga il finanziamento da parte dell'Unione Europea. E rimaniamo in questa cittadina della Riviera Romagnola. Il turismo registra per il mese di giugno ottimi risultati, sia per il numero delle presenze cresciuto rispetto al 2016, sia per gli stranieri che visitano la città delle Saline. Servizio. Il turismo cervese sta vivendo un momento d'oro. Con un incremento del 10% rispetto al 2016, il mese di giugno per il paese delle Saline ha visto un boom di presenze. Tornano in modo consistente i turisti provenienti dalla Germania. E non sono pochi. Ben 52.215 tedeschi hanno scelto di passare le vacanze nel mese di giugno nelle località di Mima, Cervia, Pinarella e Tagliata. Buono anche il turismo russo, grandi amanti della Riviera Romagnola per i servizi che offre, che registra un incremento di presenze del 49%. I dati dei primi 6 mesi dell'anno sono lusinghieri per la nostra città, dichiara il sindaco Luca Coffari. Il bel tempo e le azioni attuate nel piano strategico del turismo stanno dando i frutti sperati. Infatti, il nostro principale obiettivo è lavorare sulla primavera, ed in particolare sul mese di giugno. Il sindaco della città di Cervia sottolinea un mantra che spesso si ripete alla sua amministrazione, aumentare il numero di turisti stranieri. E i dati sembrano confortarli. L'obiettivo è lavorare sulla permanenza media per poterla allungare. Non vogliamo sederci sugli allori, prosegue Luca Coffari, ma continuare a migliorare ed innovare sia la parte pubblica che le attività private, facendo squadra. Ci spostiamo ora invece a Ravenna, dove l'amministrazione comunale ha rinnovato la convenzione con l'Associazione di Volontariato Protezione Civile RC Mistral e l'Associazione Nazionale Carabinieri per aumentare la sicurezza in città. Sono due le convenzioni stipulate dal Comune di Ravenna con l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'Associazione Radio Club Mistral per quanto riguarda lo svolgimento di servizi di prossimità e protezione civile in città. Già da tempo al fianco dell'amministrazione, le due associazioni contribuiscono al contrasto dei fenomeni di illegalità e degrado, garantendo un maggiore controllo del territorio. Radio Club Mistral è l'associazione alla quale viene riconosciuta la specificità dell'attività di protezione civile, quindi con loro l'attività privata
prevalente, anche se non esclusiva, sarà proprio quella di gestione della protezione civile, ed è in corso una rielaborazione anche del piano comunale di protezione civile che insieme a loro esaminerò per poterlo aggiornare e mettere al passo con l'attuale assetto. L'Associazione Nazionale Carabinieri invece presenta una esaltante qualità in termini di prossimità con la cittadinanza che gli deriva dalla presenza al suo interno di molti iscritti che sono carabinieri in quiescenza e che quindi hanno maturato quell'esperienza nella trattazione con la gente, con il cittadino, della quale sicuramente poterci avvalere per metterla al servizio della città. Per noi è una convenzione quindi di straordinaria importanza, perché con le loro specificità, che sono assolutamente diverse, contribuiscono a fare in modo che l'amministrazione comunale possa, attraverso la polizia municipale, possa affrontare più serenamente, con maggior impegno e quindi con maggior profitto, possa impegnarsi in altri fronti. Se proseguiranno le elevate temperature e la siccità, la vendemmia quest'anno potrebbe essere anticipata e offrirà uva ad alta gradazione. Vediamo. Primi bilanci per la vendemmia. Per il presidente di Coldiretti Ravenna, Massimiliano Pederzoli, l'uva avrà una gradazione alta e sarà ottima se non ci saranno cambiamenti climatici. Se continua il caldo, si vendemmierà in anticipo. Indubbiamente è una stagione difficile, perché se da un lato il sole sicuramente fa bene all'uva per avere un buon vino, dall'altro la grande siccità fa sì che nei terreni in collina, soprattutto dove non c'è la possibilità di irrigare, da qui in avanti potremmo avere dei problemi, perché ci sono già delle vigne che cominciano a ingiallire la foglia e quindi questo ci fa preoccupare. Ecco, vigneti come questo, che magari invece hanno l'irrigazione sotterranea, ecco, questi qui non soffrono, per cui sicuramente per il sole avremo una vendemmia molto buona. Laddove però non ci siano vigne, soprattutto in altura dove non c'è la possibilità di irrigare, in collina, che vadano a soffrire, quelle lì probabilmente un po' di problemi nella produzione ci saranno, ecco. E in pianura? Forse a livello quantitativo, essendo una stagione molto siccitosa, non si avranno le rese degli altri anni, però sono convinto, visto che in pianura tra l'altro l'irrigazione praticamente ce l'hanno quasi tutti, credo che ci sarà un buon prodotto per chi lo irriga, e questo certamente saranno in tanti, e se non ci saranno tantissimi quintali per ettaro, però ci saranno tanti gradi. Ecco, quindi. Cronaca e attualità, spazio ora alle brevi. Forlì, tentativo di furto sventato alla ditta Elfi, specializzata in elettroforniture. Secondo le ricostruzioni, i ladri, intenti a fare razzia di bobine di rame, avrebbero rubato un muletto con il quale avrebbero forzato il portone d'ingresso. Tuttavia, l'immediato intervento di guardie giurate e polizia ha costretto i malviventi a darsi alla fuga. Rimini. Mercoledì pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato al Parco Fabri un ragazzo nigeriano di 29 anni, richiedente asilo, con addosso una modica quantità di stupefacenti, un coltello, alcuni cellulari ed un tablet di dubbia provenienza. Ora è stato denunciato ed è stato sequestrato tutto il materiale. Cesena. Interventi in 15 comuni per portare la connessione veloce e super veloce a tutta la popolazione entro il 2020. Questo quanto dichiara Lia Montalti, la consigliera regionale PD. Rimini. I militari del nucleo sommozzatori della stazione navale della Guardia di Finanza hanno rinvenuto un'antica anfora romana. Trattasi di un panciuto esemplare, circa 65 cm di lunghezza e 123 di circonferenza nel punto più largo, di anfora binaria, di epoca classica e produzione romana, quasi integro. La linea passa ora alla nostra redazione sportiva per il TG Sport. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con TR24 Sport. Cominciamo subito con le nostre notizie dal mondo del nuoto. L'attesa finale dei 50 metri rana ha visto ancora una volta Fabio Scozzoli come grande protagonista. L'atleta forlivese ha chiuso in sesta posizione, ritoccando per la seconda volta in due giorni il record italiano su questa specialità. Vediamo il servizio.
Nella giornata in cui una nazione intera si è fermata per l'ennesima impresa compiuta da Federica Pellegrini, la conquista di uno strepitoso oro nei 200 metri stile libero, anche la Romagna può festeggiare un altro grande traguardo raggiunto nella vasca di Budapest. Fabio Scozzoli ha concluso il proprio percorso nei 50 metri rana con un sesto posto nella finale ridata, che vale davvero molto, perché davanti all'atleta di San Martino in Villafranca si sono piazzati degli autentici mostri sacri di questa competizione. A cominciare dal trionfatore, il britannico Adam Pitti, ancora una volta sceso sotto il muro dei 26 secondi, passando per il brasiliano Gomes ed il sudafricano Van der Burg, rispettivamente argento e bronzo. Inavvicinabili anche l'altro brasiliano Lima e lo statunitense Cordes, per uno Scozzoli che comunque ha dato ancora una volta il massimo di sé. Prova ne è il secondo record italiano conquistato, o per meglio dire ritoccato, sempre da Fabio fino al tempo di 26,91. Mi sono migliorato di 40 centesimi nell'ultimo anno ed averlo fatto dopo i problemi della stagione passata mi dà ancora più carica. Queste le parole dell'azzurro a fine gara. Un concetto che trasmette ancora più ottimismo in vista delle sfide future che attenderanno Fabio al ritorno dall'Ungheria. E passiamo invece ora al mondo del calcio. I Galletti domani lasceranno Forlì per trasferirsi presso il ritiro di Acqua Partita, che durerà fino al 5 agosto. Intanto hanno incontrato i tifosi, i neoacquisti Longato, Rapai e Falco. Vediamo. Le presentazioni in casa Forlì continuano a tenere banco in attesa degli arrivi di Cavallari e Bianchini dal Cesena. Il DS Oberdan Melini ha portato in biancorosso Fabio Dallara, Sonrin Radoi e Davide Maioli. Ultimi ad abbracciare i tifosi sono stati Longato, Falco e Rapai. Il mercato per ora però si ferma qui, in attesa di conoscere se ci saranno reali possibilità di ripescaggio in Serie C. È la prima volta che faccio un girone diverso da quello del girone C, e cosa mi ha spinto a venire qua? Beh, Forlì è una piazza importante che secondo me merita altri palcoscenici, e quindi sono appena mi ha chiamato direttore e non ci ho pensato due volte e sono venuto qua. 3-4 anni penso, più o meno, con l'anno aggregato con la prima squadra, con il primo anno di Gadda, 4-5 anni penso che sono qui a Forlì, quindi ormai l'ambiente lo conosco alla grande. È fondamentale, perché se cambi, io sono arrivato a Recanati a giugno, quando andai a parlare con la società per la riconferma, e c'era l'allenatore che abbiamo sfiorato i playoff. A luglio ci siamo ritrovati un altro allenatore. A dicembre ce ne siamo trovati un altro, a dicembre mandano via 8 giocatori che l'anno prima stavano in squadra con noi e abbiamo sfiorato i playoff, ce ne mettono altri 8 dove comunque bene o male il gruppo non si è riuscito a compattare, e quindi è successo quello che, ripeto, è successo questa retrocessione. E ci spostiamo invece ora al mondo del calcio femminile. È Emma Guidi, il primo acquisto del Ravenna Woman, la società bizantina che raccoglie il testimone del San Zaccaria nella Serie A femminile. L'estremo difensore, classe 1996, è reduce da un campionato vissuto in forza alla Jesina ed andrà a fare coppia con Amanda Tampieri, titolare della porta ravennate nella passata stagione. Ho scelto di sposare questa società perché, anche se con qualche difficoltà, milita da diversi anni in Serie A e credo che possa darmi la possibilità di fare esperienza e far parte di un progetto importante e ambizioso, molto stimolante. E con questa notizia è tutto, e terminiamo la nostra pagina sportiva. Vi ricordiamo che per qualsiasi aggiornamento e per consultare tutti i nostri video e notizie potete andare sul portale tr24.it. Buona serata. Spazio invece alle previsioni per domani, il meteo.
Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna TR24 da Andrea Raggini. La giornata di oggi ha visto protagonista il sole e temperature decisamente gradevoli, anche se pienamente estive. La giornata di domani vedrà sempre il sole protagonista, infatti i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi su tutta l'Emilia Romagna, con temperature che inizieranno ad aumentare. Al mattino avremo valori ancora decisamente gradevoli e compresi tra 13 e più 19 gradi, temperature in aumento nel pomeriggio con valori fino a 32-33 gradi sulle pianure centrali e valori intorno ai 27-28 gradi sul mare. Mare che risulterà calmo, ventilazione per lo più debole. Il caldo si farà sentire dal prossimo fine settimana e attenzione alla prossima settimana. Il mese di agosto potrebbe iniziare con valori massimi anche oltre i 37-39 gradi per l'ennesima ondata di calore molto intensa. Ne riparleremo. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Ripercorriamo invece insieme i titoli di questa edizione, il riepilogo. La divisione investigativa antimafia ha presentato la relazione del secondo semestre 2016 ed emerge come le cosche mafiose siano oramai stanziali con affari illeciti a Rimini, Cesena e Ravenna. Gli albergatori di Cesenatico non vogliono l'introduzione della tassa di soggiorno decisa dal comune e sono scesi in piazza per ribadire la propria contrarietà al provvedimento. I turisti sono una risorsa, dicono, e tassarli è una follia. La diocesi di Rimini afferma la propria contrarietà alla manifestazione dei diritti gay che si svolgerà sabato prossimo. Nei giorni scorsi era stato invece rifiutato l'appoggio alla processione indetta dai cattolici più conservatori per riparare al Summer Pride. Approvato dalla Giunta Comunale Cervese il progetto di ristrutturazione e ammodernamento del porto turistico, 1 milione di euro in ballo per la struttura che potrebbe beneficiare di fondi europei. Avvio anticipato per la vendemmia di quest'anno, se continueranno il bel tempo e le alte temperature. Il caldo e la siccità regaleranno uva ad alta gradazione per produrre vino di qualità per le nostre tavole. Nuoto è terminata con un ottimo sesto posto la finale di Fabio Scozzoli nella gara di 50 metri di rana e mondiale di Budapest. Un risultato che assume ancora più valore grazie al record italiano conquistato dal forlivese. E non abbiamo per il momento altri aggiornamenti, vi ricordo come sempre che potrete rivedere i servizi proposti in questa edizione del notiziario oltre alle notizie nel nostro portale TR24, pagina Facebook e Twitter. Vi ricordo che la nostra informazione in diretta tornerà puntuale domani mattina alle 7:15 con la nostra rassegna stampa. Per questa sera è veramente tutto, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione, augurarvi un buon proseguimento di serata e rinnovarvi l'appuntamento a domani. Arrivederci. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.